Ciao a tutti, bentornati nel mondo culturale latino. Questa volta parliamo di moda, ovvero di abbigliamento, come si vestivano gli antichi romani e le antiche romane. Scopriamolo insieme in questo video. Allora, innanzitutto diciamo che già dall'antica Roma i vestiti non erano semplicemente un modo per coprirsi e per proteggersi dal freddo e da altre intemperie, ma costituivano già all'epoca una sorta di status symbol, anzi, diciamo che attraverso i vestiti si riconoscevano i cittadini come appartenenti a determinati gruppi dal punto di vista economico, sociale, anche religioso e naturalmente politico, dato che i cittadini romani che aspiravano a determinate cariche politiche vestivano in modo differente rispetto agli altri. Quindi i vestiti rivestivano, scusate il gioco di parole, una decisa importanza. Per quanto riguarda il materiale, diciamo che nell'antica Roma era molto molto comune indossare abiti di lino o di lana. Successivamente, in età imperiale, quando cioè Roma si allarga, viene a contatto con altri mondi, in particolare col ricco mondo orientale, ecco che le classi più abbienti potevano indossare anche vestiti di seta o di cotone ed erano entrambi molto molto pregiati, molto molto costosi, in quanto materiali provenienti dalle antiche India e Cina. Nelle regioni più fredde dell'impero, invece, si potevano indossare vestiti e cappelli di feltro e naturalmente mantelli in pelliccia. Questo per quanto riguarda i materiali, ma vediamo da vicino la moda maschile e femminile e i diversi indumenti. A proposito di indumenti, ricordo che nell'antica Roma facciamo subito una distinzione fra indumenta e amictus. Cosa vuol dire? Allora, gli indumenta erano quegli indumenti appunto che venivano portati giorno e notte e che potremmo paragonare alla nostra biancheria intima, naturalmente con differenze, mentre gli amictus venivano indossati solo di giorno e quindi erano i vestiti veri e propri che si vedevano. Passiamo quindi alla moda maschile. Allora, gli uomini indossavano il subligaculum o licium, un perizoma in lino annodato alla vita. Sopra questo perizoma si indossava la tunica. Attenzione, la tunica era formata da due pezzi semplici di stoffa cuciti insieme e veniva indossata in modo che, una volta legata alla vita, la parte posteriore risultasse più lunga, almeno fino all'altezza delle ginocchia, rispetto a quella anteriore, quella davanti risultava più corta. Durante l'età imperiale, poi, i romani erano soliti indossare addirittura due tuniche, una appunto intima, cioè da portare sotto la subucula, e una esterna, cioè da portare fuori sopra la tunica exterior. E sempre a proposito di tuniche, ricordo che non avevano maniche o quantomeno avevano maniche molto corte, al massimo fino all'avambraccio. Soltanto in tarda epoca imperiale le maniche si allungheranno fino ai polsi. Quindi perizoma o licium, tunica, una o due a seconda del periodo e anche naturalmente del censo della persona, e sopra, attenzione, la toga. Tutti quanti avrete visto la toga o nei libri, ma soprattutto nei film ambientati nell'antica Roma. Però la toga non era diritto di tutti quanti, soltanto i cittadini romani maschi potevano indossare la toga, tant'è vero che coloro che venivano puniti con l'esilio perdevano il diritto di indossarla, lo ius toge, ovvero il diritto alla toga. E anche schiavi e stranieri non potevano indossare questo indumento. Ma che cos'è questo abito? Allora, la toga era, possiamo dire, un lungo mantello che si faceva ricadere sul braccio sinistro, che veniva poi avvolta intorno all'intera persona e, in epoca un pochino più tarda, drappeggiata in modo sempre più elaborato, il cosiddetto toga sinus. Anche all'interno della toga poi possiamo trovare diversi tipi a seconda della persona che la indossava. Per esempio abbiamo la toga pretexta, che era orlata da un nastro purpureo, la toga candida, decisamente sbiancata, riservata ai candidati alle cariche politiche.
La toga pulla o grigia o nera che veniva indossata invece da coloro che avevano subito un lutto in famiglia. E a proposito, anche chi moriva indossava poi la toga durante il giorno della sua sepoltura, la toga che aveva indossato durante la vita. Vi ho detto che è difficile indossare la toga, nel senso che richiede un drappeggio decisamente elaborato. È chiaro che i cittadini più abbienti avevano gli schiavi che li aiutavano a indossare tale abito. Ma ben presto i romani preferiscono alla toga così complicata l'uso del più pratico pallium, una sorta di mantello, chiamiamolo così, che poteva essere un pallium colorato, ovvero la lacerna, oppure un pallium con cappuccio, ovvero la penula. Questo per quanto riguarda gli uomini e per quanto riguarda le donne, com'era la moda femminile? Allora, anche le donne sotto portavano la cosiddetta biancheria intima, ovvero il classico perizoma, e una chiamiamola benda, fascia abbastanza larga per coprire e proteggere il seno. Dopodiché indossavano le tuniche, una o più tuniche di lana o di lino, in genere prive di maniche e solitamente più lunghe rispetto alle tuniche maschili, lunghe fino ai talloni. Queste tuniche erano chiamate anche subucula e sopra indossavano naturalmente qualcos'altro. Allora, sopra la subucula poteva essere indossato il supparum oppure la stola e quindi erano chiamate queste tuniche superiori. Il supparum era una tunica di lunghezza varia, ma non lunga fino ai piedi, di conseguenza la subucula, che come vi ho detto era decisamente più lunga, rimaneva in vista nella parte inferiore. I fianchi erano sempre cuciti, mentre i margini superiori no, e quindi venivano chiusi insieme da fibule, cioè le spille, o da cammei, in modo da formare due false maniche lunghe fino quasi al gomito. Questo per il supparum, mentre per quanto riguarda la stola, era una tunica decisamente più ampia, lunga fino ai piedi, fermata alla vita da una cintura, cingulum. Generalmente poi si faceva uso di un succingulum per formare una sorta di sbuffo di stoffa che veniva chiamato colpos, ricco all'altezza delle anche. Sempre a proposito di tuniche, vi era anche la tunica recta, cioè una tunica bianca sprovvista di maniche, aderente alla vita e leggermente scampanata verso il basso. La tunica recta era di solito il vestito delle giovani spose romane, completato con il flammeum, che era un lungo, ampio velo di color, diciamo, arancione fiammeggiante, da cui il nome, che veniva appoggiato sul capo e che quindi copriva il capo e le spalle e la schiena della giovane sposa. Anche le donne indossavano poi un mantello, la palla, molto simile al pallium maschile, quantomeno per materiale e per forma, per linea, però non per colore, in quanto di solito la palla aveva colori molto più vari e molto più vivaci rispetto al pallium maschile. E le donne, appunto, le donne romane spesso si coprivano il capo, oppure, se non volevano coprirsi il capo perché non era obbligatorio, potevano indossare dei nastri colorati e intrecciati, oppure potevano indossare il tutulus, ovvero una larga benda collocata a forma di cono sulla fronte. Gli uomini invece non si coprivano il capo se non, vi dicevo, col pallium, col cappuccio, al massimo si tiravano su un lembo dell'ampio mantello per coprirsi in caso di vento o di pioggia. E tornando alle donne, naturalmente amavano adornarsi di spille, le fibule, di pettini anche nei capelli e le più ricche, si ingioiellavano molto. Completiamo questo excursus sulla moda sia maschile che femminile con le calzature. Quali erano le calzature in voga? Ce n'erano di più tipi, dal più semplice al più, diciamo, complesso, a seconda dell'uso che se ne faceva e del proprietario, ovviamente. Abbiamo le sole, ovvero una specie di sandali da frate, che era una semplice suola legata con lacci al piede.
oppure le crepide, cioè sandali di cuoio intrecciato, o ancora i calcei, che erano una sorta di stivaletti utilizzati solitamente in città che potevano essere sia aperti che chiusi sul davanti, mentre nelle campagne oppure dai soldati venivano indossati le calighe, cioè scarpe con corregge intrecciate. Bene, questo è tutto per quanto riguarda l'abbigliamento romano, un rapido excursus sulla moda maschile e femminile dell'antica Roma. Poi è chiaro che a seconda delle classi sociali, del livello economico e culturale, ma soprattutto anche dell'epoca romana, perché capite che c'è una decisa differenza tra la tarda Repubblica o l'età arcaica, per non parlare dell'età imperiale, primo impero e tardo impero. Insomma, anche la moda romana cambiava, si evolveva, anche se naturalmente non con la stessa rapidità, velocità, come la moda di adesso. E naturalmente all'epoca perfino le persone più ricche potevano permettersi molti meno vestiti di oggi. In un altro video vi parlerò invece di come vestivano gli antichi greci. Quindi alla prossima, continuate a seguirmi, iscrivetevi, commentate. Arrivederci, ciao!